Ieri questa zona è stata circondata da numerosi rappresentanti delle forze dell'ordine, protagonista assoluta la Capitaneria di Porto. Molti hanno ironizzato su questa scenografia, su questa forte presenza delle forze dell'ordine qui, e ironizzando hanno pensato a un attacco terroristico, a uno sbarco di immigrati clandestini, alla possibilità di prendere Matteo Messina al denaro da queste parti. Niente di tutto questo. Tutto questo schieramento è dovuto al fatto che ieri qui è stato posizionato un funghetto di diametro poco più di 1,50 m che avrebbe dovuto servire da frigorifero ai turisti olandesi ospiti dell'Opis Hotel che decidono di venire a fare il bagno qui nella spiaggia in città. Come i mazzaresi sanno, il comune sostiene che gran parte di ciò che la regione dice essere del demanio regionale appartenga al comune stesso. Io non so qual è la verità, ma è compito del sindaco cercare di capire che cosa appartiene alla regione e che cosa appartiene al comune. E per arrivare a questo ci siamo rivolti a un tribunale. Un tribunale dirà che cosa è della regione e che cosa è del comune. Nel frattempo abbiamo operato ritenendo di dover dare autorizzazioni nelle sedi che sono di proprietà comunale, ma quando la Capitaneria di Porto o il demanio più vastamente sostiene che invece del demanio regionale, noi ci ritiriamo in buon ordine, come suol dirsi, in attesa che il tribunale decida. All'interno di questa logica l'Opis Hotel ha ritenuto di mettere questo giocattolino qui, proprio da queste parti, è come se voi aveste una macchina e la posteggiaste sul marciapiede, una cosa che non si può fare, ma non è niente di tanto grave da giustificare questo forte schieramento che ha comportato tra l'altro chiami in caserma, redazione di verbale, 4 ore di interrogatorio, tutto per questo coso qui. A noi è sembrato eccessivo. Se quello che si è fatto ieri si facesse sul demanio del piazzale Quinci o sul demanio di Piazzetta dello Scalo, probabilmente questa città vivrebbe meglio, perché non ci sarebbero commercianti abusivi, non ci sarebbe pesce scongelato che viene venduto come pesce fresco, non ci sarebbero parcheggiatori abusivi, non ci sarebbero nomadi a zingari a dare spettacolo sul demanio marittimo. Qui purtroppo si è deciso di fare le cose in maniera diversa, non che sia stato fatta un'azione illegale, per carità, perché non si può mettere un funghetto qui, anche perché può essere scambiato per una bomba, perché una cosa del genere ha una forma tutta particolare, quindi è giusto che ci sia questa attenzione delle forze dell'ordine. Però con tutto il rispetto per chi si trova a ricoprire ruoli istituzionali, bisogna dire che si è esagerato e si è data possibilità alla città di immaginare chissà che cosa. C'era anche chi aveva detto che era stata sequestrata la spiaggia in città, perché erano stati messi degli ombrelloni tutti di colore bianco, perché li vogliono colorati. Questi ombrelloni tutti di colore bianco non piacciono e quindi devono essere colorati. Io porterò un pennello, un po' di vernice, e se per caso a qualcuno non piace che siano tutti di colore bianco, io li dipingerò a forma delle mie opere, gli darò i colori di Aito. È veramente una vergogna quello che sta accadendo in questa città.